premio di poesia Città di Coridonia questa volta non è voluto restare fino a se stesso, raccolto in una nicchia culturale, ma ha cercato e trovato un collegamento vitale con la scuola, con gli allievi, coinvolgendoli in prima persona. Il risultato è stato a dir poco fantastico e le immagini raccontano dell'impegno profuso e della verve artistica di tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Coridonia. È stata la poesia a renderli partecipi. Che cos'è la poesia? La sua definizione semantica, insegnata da un buon manuale accademico, direbbe che è un componimento in cui le parole, unite al suono e al ritmo che ne derivano, servono a trasmettere un messaggio. La verità è però che la poesia diventa un concetto talmente personale che è impossibile racchiuderla dentro schemi descrittivi. La poesia irradia dalle cose che si osservano e proviene dal cuore e dalla capacità di stupirsi di chi osserva. I versi sono nascosti in ogni aspetto della natura e della vita e bisogna riscoprirli, evocarli ed esprimerli attraverso sensibilità e ricchezza interiore. La poesia ci aiuta a scoprire i veri valori del vivere e a penetrare gli aspetti più profondi della nostra esistenza. Coltivare la poesia non significa diventare delle persone sentimentali e con la testa fra le nuvole. Al contrario, vuol dire percepire il richiamo della realtà nella sua espressione più alta e significativa, tanto che il poeta può porsi in comunicazione con le cose, le persone e le situazioni più diverse. Riflettendo un momento sul nostro mondo tanto banalizzato, consumistico e materialistico, comprendiamo come solo il volo della poesia riesce a ristabilire un equilibrio ormai deteriorato tra se stessi e l'altro di sé. La poesia infatti riesce a nobilitare tutto ciò che tocca. C'è la poesia dell'amore, la poesia del lavoro, la poesia dell'amicizia, la poesia dei campi, della città, dell'arte, della religione, della vita domestica, della maternità e così via. La poesia diventa uno sguardo che interpreta, che colpisce la fantasia, che muove e commuove. Esemplari versi di Alda Merini. Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.